Io sono arrivato a fare una specie di decalogo in quattro punti, che è resistere, studiare, fare rete e l'ultima cosa è rompere i coglioni, rompere le scatole. Si è tentati di raccontarsi delle favole, no? Probabilmente il gioco è già giocato e quindi abbiamo perduto. Quello che si può fare è resistere, quello che si può fare è tenere in piedi delle situazioni serie, solide e minoritarie. È una scelta essere minoranza eticamente determinata, con dei valori da affermare. E quindi non si tratta di disprezzare le maggioranze. Le maggioranze bisogna considerarle come maggioranze oggi particolarmente manipolate e la cultura usata per impedire di guardare in faccia le cose, per distrarre, la cultura come distrazione. Noi siamo sommersi da parole inutili, suoni inutili e immagini inutili, non solo inutili ma invadenti, dannosi, non ci lasciano un minuto soli. Non hanno paura che noi stiamo soli a pensare, perché se pensiamo poi stiamo male. Sapere ti mette in crisi, vedere il poco che puoi fare, pochissimo, per cambiare la tua condizione, no? Vedere come sei oggetto di un sistema che è un sistema commerciale che ti vuole appioppare di tutto e rimbecillire. Possiamo fare molto poco, ma questo possiamo farlo e possiamo anche riprodurci. È il fondo del cristianesimo, del Vangelo, che è ancora la base anche del socialismo, non ti credere, è sempre solidarietà tra gli oppressi e con gli oppressi. Quindi oggi credo che sia ancora una parola, no? Solidarietà e i modi di rendere attiva questa solidarietà, di cambiare la società perché diventi una società solidale. Gesù si ritira nel deserto prima di passare alla vita attiva, il diavolo lo tenta e gli fa vedere tutte le ricchezze del mondo, tutte le città del mondo e gli dice: tutto questo sarà tuo se tu passi dalla mia parte. E cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo è del diavolo, non è, no, e che Gesù di fatto attua una sfida, no? Gaetano Salvemini, che non era un fesso, diceva: fai quel che devi, accada quel che può. Lo ripeteva ossessivamente. A un certo punto esiste anche questa logica, diciamo così, kantiana, il senso del dovere.